Scusa Marco, l'ho trovata, sì. Poi. Bravo! No, no, perché tu mi sei? Ragazzi, venite più vicino e mi sentite! Sì, va bene! Non leggo un pezzettino, se no non lo so. Allora, vi leggo? Mi sentite? Venitevi più vicini. Venite più vicini, sennò poi mi viene il mal di gola. Che cosa fate qui? Senza medico. Ma quando venite a commerciale? No, sì. Ma come ci ha sapete sapere. Professore cattivo come me. Allora, abolizione della pena di morte, vi leggo proprio il testo effettivo, un pezzo, quello che ha scritto Leopoldo. Pietro Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana, con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore, abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni e mediante la celere spedizione dei processi e la prontezza sicurezza della pena e dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti, ha considerabilmente diminuiti i più comuni e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti alla determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di morte come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto espresso. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti anche non gravi, e avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato e al pubblico danno, la correzione del reo figlio anche esso della società e dello Stato, della cui amenda non può mai disperdersi la sicurezza dei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti e nel servire agli oggetti a quali questa unicamente è diretta è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci come normale possibile del reo, che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di esempio continuato e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione e tolgono le possibilità di commettere nuovi delitti e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto, avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggiore dolcezza e docilità di costumi del presente secolo e specialmente nel popolo toscano. Siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutti vogliamo in questa parte abolite. Tale è la nostra volontà, alla quale comandiamo che sia data piena esecuzione in tutto il nostro Granducato, nonostante qualunque legge, statuto, ordine o consuetudine in contrario. Pisa, 30 novembre 1786.